Grazie, tra l'altro stavo pensando che io sono un po' più straniero di te perché io sono una rescalina del 2001 e tu del 97. Paolo Pobiati, stiamo parlando, è già uscito un po' negli interventi, il discorso un po' dei giovani che perdono gli ideali o che non hanno più ideali a cui riferirsi. Però se pensiamo a persone che più facilmente radicalizzano un messaggio, cercano un ideale in cui riconoscerci, ci vengono in mente i giovani e quindi a me sembra più facile che un giovane sposi un ideale radicale, quale che esso sia. Ecco, questo è lo stimolo per il tuo intervento. Grazie. Grazie, lo sapevo che mi capitava la domanda più difficile. Allora, no, prima consentitemi di fare una piccola cosa. Volevo intanto ringraziare Comune di Rescaldina, il sindaco Cattaneo, la mia amica Carla che mi ha invitato qua a essere qui con voi, ma soprattutto vorrei ringraziare voi, perché in un posto, Rescaldina è la prima volta che ci vengo, ma non mi dà l'idea che sia una città tanto grande. Siete più di un centinaio di persone che siete venute qua perché evidentemente avete bisogno di capire meglio che cosa sta succedendo e io trovo che questa sia una cosa meravigliosa perché in questo momento dove tutti hanno un sacco di certezze e pochi esprimono dei dubbi, l'idea di provare a cercare di capire insieme, secondo me è qualcosa di impagabile e veramente vedervi da qua è una cosa meravigliosa. Quindi grazie a voi di essere qui. Venendo poi alla domanda, è veramente molto difficile, intanto perché io poi faccio l'insegnante, per cui in mezzo ai giovani ci vivo e devo dire che parlare di giovani è un po' come parlare di adulti, perché non c'è un denominatore comune, perché tra i giovani ci sono persone dotate di assoluto buonsenso e che io credo saranno il futuro, saranno il nostro futuro e saranno un bel futuro, perché comunque sono pieni di valori. Veramente l'idea che tanti giovani, che io vedo tutti i giorni a scuola, saranno gli adulti del domani, mi rassicura. Ce ne sono altri che invece cadono in questa trappola. La cosa che mi colpisce, e mi ha colpito molto, nell'attentato di Parigi, quello del Bataclan, ma se vogliamo anche una cosa che si può riprendere sull'ultimo fatto gravissimo di Barcellona, è che anche le vittime sono giovani. Quindi l'idea che vittime e carnefici siano giovani invece mi dà una forte insicurezza perché penso che rischiano poi, se non risolvono questa cosa, di portarsi dietro questo conflitto poi per tutta la vita, quindi sarà un conflitto che durerà decenni. Detto questo, mi ha molto incuriosito. Per la verità, mi ha sempre incuriosito l'identità dei terroristi. Io poi, appunto, che tanti anni che sono attivista di Amnesty International e sono entrato in contatto con tante parti della parte peggiore dell'umanità, la tortura, la violenza gratuita, e spesso mi sono chiesto: ma che cosa porta, che cosa spinge una persona a torturarne un'altra? Cioè, dove va a attingere nella sua umanità per poter fare delle cose così terribili? E la stessa cosa dall'11 settembre in avanti, ogni volta me la chiedo, e credo che tra le tante risposte che cerco di darmi, forse quella predominante è che queste persone magari trovano in un ideale forte, come quello che propone prima Al-Qaeda, oggi l'ISIS, trovano una giustificazione ai loro impulsi omicidi, cioè un'aggressività repressa per tanti motivi, che a quel punto viene nobilitata da questa idea forte, e quindi lo faccio, rimango nella storia quantomeno di quelli che appartengono, di quelli che si riconoscono in questa ideologia. I giovani sono per definizione più vulnerabili, e sono più vulnerabili, però, ricordiamocelo, a una cultura che gli trasmettiamo noi adulti. Se noi guardiamo la storia politica di questi ultimi anni, che cosa vediamo? Vediamo addirittura che
la nostra classe politica, non parlo soltanto dell'Italia ovviamente, ma parlo di tutto il mondo, e ne abbiamo avuto dimostrazioni molto forti con l'elezione di Donald Trump, che ha impostato la sua campagna elettorale su una logica di contrapposizione, noi e loro, noi cristiani buoni, loro musulmani cattivi. Noi americani veri, buoni, immigrati messicani cattivi, noi che abbiamo senso della famiglia, eccetera, buoni, omosessuali cattivi, nel disprezzo delle donne che comunque incarnano comunque una delle parti più colpite dell'umanità, dovunque e comunque. E vediamo che questa logica fa presa sull'elettorato. Trump ci ha vinto le elezioni, chi l'avrebbe mai detto fino al giorno prima? Eppure è successo. E è successo, sono successe anche altre cose molto più vicine a casa nostra. Per fortuna alcune di queste si sono poi ridimensionate, come l'exploit del Fronte Nazionale in Francia, che poi per fortuna ha perso al ballottaggio. Ma intanto Marine Le Pen è arrivata a confrontarsi per conquistare l'Eliseo, poi ha perso per fortuna. Adesso viviamo il brivido proprio di questa settimana dell'affermazione dell'alternativa per la Germania alle elezioni tedesche. Ok, 13%, vuol dire che l'87% dell'elettorato tedesco non si riconosce in quell'ideologia, ma comunque è un risultato che deve far preoccupare. Cioè questa logica comunque di mettere l'altro, il diverso dall'altra parte della barricata, questa continua politica di odio che purtroppo è presente anche nel nostro paese, e lo vediamo nella politica parlamentare, lo vediamo anche in quella sottopolitica, questa guerra fra bande quasi che si sta verificando. Sembra di vedere l'America di West Side Story nelle periferie delle grandi città come a Roma, come i fatti che sono accaduti a Tiburtino, oggi che sono stati arrestati 5 neofascisti che cercavano di impedire a una famiglia di italo-eritrea di accedere a un alloggio delle case popolari. Questa cosa del prima gli italiani è qualcosa di terribile, perché prima le persone, cioè dietro questa logica di discriminazione, di allontanamento, appunto di mettere l'altro sul fronte del nemico, è qualche cosa che sta veramente avvelenando la nostra società, e soprattutto la sta spaccando, perché poi o sei con me o sei contro di me. E purtroppo lo vediamo anche poi, devo dire, non sono per nulla fiero di quello che ha fatto l'Italia ultimamente, per esempio sul tema delle migrazioni. Cioè questa cosa, questo reclamare questo grande successo per cui sono diminuiti gli sbarchi tra virgolette, perché anche semanticamente gli sbarchi a me richiama una terminologia bellica, lo sbarco in Normandia, lo sbarco di Anzio, questi non sono sbarchi, sono naufragi di poveri cristi che per qualsiasi motivo, perché la logica dell'emigrazione è una logica vastissima, si lascia il proprio paese, la propria casa per andare a cercare una sorte migliore altrove, per tantissimi motivi diversi, a volte perché proprio non ci posso più stare. Tra l'altro noi, c'è anche questa distinzione che è stata ricordata da Davide prima, profughi, migranti, che diventa poi confusa, ma è confusa anche perché è confusa un po' la definizione anche giuridica, anche dal punto di vista del diritto internazionale. Quando pensiamo ai profughi, pensiamo, la maggior parte delle persone pensa alla Siria e basta, come se dalle altre parti non si scappasse. Io vorrei vedere quanti sarebbero disponibili a vivere in un posto sotto il controllo di Boko Haram, per esempio, in Nigeria, e magari avere delle figlie femmine in età adolescenziale che rischiano di essere rapite e vendute come spose a capi militari, o quanti sarebbero disponibili oggi, quanti giovani sarebbero disponibili oggi a vivere in Eritrea, per esempio, dove quello che viene eufemisticamente chiamato servizio militare di fatto non è altro che una forma di schiavitù, di lavoro forzato
per lo Stato che si prolunga a tempo indeterminato, sia per i maschi che per le femmine. E quindi noi abbiamo tante persone che fuggono da lì e che sono a tutti gli effetti dei profughi, esattamente come quelli che scappano da un conflitto armato. Potrei continuare perché sono tante altre le situazioni, ma perché? Ma perché uno che scappa dalla fame, dalla povertà estrema, dalle malattie, dalla violenza, che magari non è la violenza di un conflitto o di un gruppo armato, ma la violenza di una società che lo soffoca. A me ha colpito moltissimo la testimonianza di un mio amico giornalista, Flaviano Bianchini, che ha seguito il percorso dei migranti che viaggiano dall'America del Sud e attraverso il Messico cercano di entrare negli Stati Uniti. Ed è rimasto colpito tantissimo dalla presenza di così tanti bambini, così tanti ragazzi giovani che viaggiano da soli. Perché? Perché sono le loro madri a mandarli via, perché sanno che se rimangono nelle grandi megalopoli dell'America Latina, soprattutto se si vive nelle periferie che sono veramente degradate, il destino di questi ragazzi è di finire arruolati in qualche gang criminale. Allora piuttosto cercano di raccogliere più soldi possibile per farli scappare e dargli la speranza di arrivare negli Stati Uniti a cercare qualche cosa di diverso, e con il rischio che negli Stati Uniti non ci arrivino mai. E la stessa cosa avviene anche da noi. Quindi l'idea che oggi il nostro governo ha fatto un accordo, anzi una serie di accordi, perché poi in realtà non è il primo e temo purtroppo non sarà l'ultimo, con le varie fazioni che operano in Libia, finanziandole. Questo significa fra l'altro anche finanziare, molti di questi soldi finiranno in armi, questo non ci vuole, cioè non bisogna essere dei professori di geopolitica per capirlo, cioè sono soldi che andranno a finire a aumentare il livello di un conflitto che già lì sta spargendo una quantità enorme di sangue, ma poi che non farà altro che, cioè, gli immigrati che non arrivano più sulle nostre coste ritornano lì, ritornano nelle mani dei trafficanti, quindi continueranno, e purtroppo questo oggi lo sappiamo perché ci sono delle testimonianze precise in questo senso, finiscono poi di nuovo alla mercé di trafficanti senza scrupoli che li utilizzeranno ancora per cercare di spremere a loro, alle loro famiglie, poi più soldi possibile per poi mandarli al macello da qualche altra parte. E noi di questa cosa qua siamo complici. Perché il diritto internazionale, oltre che la legge italiana, che mi piacerebbe tanto che fosse rispettata dal nostro governo, dal nostro Stato, impedisce di respingere una persona in un posto dove la sua vita, la sua sicurezza sono a rischio. E noi che cosa facciamo? Paghiamo dei banditi perché lo facciano al posto nostro. Ma che cosa siamo diventati? Anche quest'altra calata, veramente un'abdicazione senza onore, senza stile, della legge sullo ius soli. Ma porca miseria, ma vogliamo avere il coraggio di fare una cosa giusta e di non dire che sì, questa legge è giusta, ma non la facciamo perché non è opportuna, perché sennò poi perdiamo le elezioni? Ma che classe politica dimostriamo di avere? Ecco, io questo oggi mi chiedo che cosa siamo diventati. E mi chiedo che cosa siamo diventati, perché questa cosa purtroppo incarna il sentire di tantissima gente che tutto sommato in una situazione di insicurezza, di crisi economica, di crisi di valori, ce lo ricordava Davide prima, l'Occidente, oggi in Occidente forse non sappiamo più chi siamo, abbiamo perso il senso di quella che è la nostra identità, abbiamo perso la capacità di vedere la bellezza di una società plurale, di una società dove convivono diverse identità, che fra l'altro mi piace dire è così splendidamente rappresentata anche in questa sala questa sera, perché se io sono sicuro dei miei valori non ho paura di confrontarmi con l'altro, perché se siamo a pari dignità ce la giochiamo e ci possiamo arricchire reciprocamente. Se io ne ho paura è perché io mi sento più debole, e allora ha ragione Davide, noi forse non sappiamo più chi siamo e riusciamo a identificarci soltanto in un nemico che oggi è quello che ci spaventa di più, perché una classe politica e anche certi giornali, diciamo, non fanno altro che soffiare su questo fuoco. E io per la prima volta, dopo tanti anni che sono un volontario, un attivista volontario di Amnesty International, oggi mi sento un po' scoraggiato, sarà anche perché sto invecchiando, forse, non lo so. Però oggi vedo
un po' sento questi toni che sono, nel nostro paese non si sentivano dagli anni 30. Stigmatizzare, condannare una persona non per quello che ha fatto, per quello che fa, ma per quello che è la base ideologica delle leggi razziali. Cioè noi stiamo ritornando a quel modo di pensare e stiamo buttando via più di 70 anni di conquiste straordinarie, fantastiche, fatte dall'umanità. Pensate alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, questa carta meravigliosa in cui l'umanità ha provato a pensarsi come avrebbe voluto essere dopo le tragedie della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah. Articolo 1. Ogni persona nasce nel nostro mondo nasce uguale in dignità e diritti e si coopera con gli altri in spirito di fraternità. Che cosa abbiamo fatto di questa cosa che doveva diventare la realtà della fine del XX secolo e che avrebbe dovuto portarci, e qui anche molte persone avranno vissuto gli ideali degli anni 60, degli anni 70, che volevano una società, un mondo in cui le differenze si sarebbero poco per volta appiattite, che sarebbero scomparse, un mondo di persone libere e uguali. Questa utopia straordinaria che pure ha visto lavorare, grazie, ha visto lavorare tanta gente, tante persone, ha visto progredire il diritto internazionale come non era mai progredito nella storia dell'umanità prima. E tutto questo sembra scomparso, sembra che adesso, Monopoli ci avremmo giocato tutti, sembra che stiamo ritornando alla casella del via senza nemmeno incassare le 20.000 lire, vi ricordate gli imprevisti del Monopoli? Ecco, questo è un qualche cosa che deve realmente preoccuparci, che deve veramente farci riflettere. Poi mi si chiede come mai ci sono certi giovani che cadono nella trappola della seduzione del terrorismo. Mi chiedo come ci siano tanti giovani che oggi si possano identificare in quello che viene universalmente definito come il male assoluto, cioè il nazifascismo, ancora l'idea che una parte dell'umanità è meno umana di altri, che è l'idea più aberrante che ha causato le più grandi tragedie del XX secolo e che pensavamo, speravamo di esserci buttati alle spalle, ma che oggi ritorna fuori come un incubo. E c'è dell'altro anche. Quando andavo alle elementari avevo un maestro, era molto bravo, il maestro Bettinelli, che ci parlava della fame nel mondo e che ci diceva che era una piaga che doveva essere risolta, perché il mondo non può andare avanti con una maggioranza di persone affamate e una minoranza di persone più ricche. Se oggi guardiamo, è vero che in termini numerici, le persone che soffrono la fame è, soprattutto in questi ultimi anni, parzialmente diminuita. Ma viviamo in un mondo basato sul disequilibrio, basato sul fatto che poche persone hanno il controllo della maggior parte delle risorse del mondo, che dovrebbero essere patrimonio di tutti. Certo, l'uguaglianza totale è un'utopia, ma non si può nemmeno pensare che le differenze, così come si sono polarizzate negli ultimi 30 anni, possano rappresentare un futuro per il nostro mondo. Anche perché oggi la gente non è più inconsapevole come quando io andavo alle elementari, dove effettivamente anche le persone che vivevano in condizioni di deprivazione dei loro diritti fondamentali, del diritto al cibo, all'acqua, all'istruzione, alla salute, avevano una visione anche limitata del loro mondo e una capacità di spostamento molto più bassa di quella che c'è oggi. Oggi viviamo in un mondo globalizzato, sappiamo tutti tutto di tutti e oggi non è più un problema spostarsi. E allora perché una persona che nasce, qual è la colpa di un bambino che nasce in Africa rispetto a un bambino che nasce a Rescaldino a Milano? Non ha nessuna colpa. E di questa cosa qui il bambino che nasce in Africa prima o poi se ne rende conto e dice: voglio venire anch'io a Milano, a Rescaldina, perché che cosa ho fatto di male per rimanere nella periferia di Bamako? E quindi questo ci deve fare riflettere. Peraltro vorrei ricordare che secondo l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, i migranti nel mondo, quindi le persone che
sono fuori dal loro luogo di origine per qualsiasi motivo, sono 750 milioni. 65 milioni di questi sono rifugiati o richiedenti asilo, quindi persone che proprio non ci possono più stare a casa loro, perché se ci stanno rischiano di essere uccise. Noi abbiamo un afflusso di poche decine di migliaia di persone in Italia. La maggior parte di questo flusso avviene orizzontalmente, avviene da paese povero ad altro paese povero, avviene da paesi africani a paesi africani, da paesi asiatici a paesi asiatici. L'Europa comunque ne è toccata marginalmente, eppure la retorica della contrapposizione ci fa dire che noi siamo invasi. E quindi, ecco, questa è la riflessione che, appunto, secondo me vale la pena di fare oggi. Un mondo così è un mondo che non va da nessuna parte, ed è logico che poi all'interno di questa cosa le persone più vulnerabili, come i giovani, poi possono fare delle scelte che sono delle scelte terribili, che non possono avere nessun tipo di giustificazione nelle cose che ho detto. Però sicuramente il clima di diseguaglianza e di ingiustizia che oggi caratterizza il nostro mondo è l'humus, è l'ambiente dove questi fenomeni poi trovano la loro incubazione ideale. Grazie.